Epifania, oggi festa per i bambini all'ex manifattura, è solo il culmine di tutte le feste che ci sono state a Cornea in questo periodo. Sì, il culmine, siamo giunti al termine del periodo natalizio dedicato alle festività di Natale, siamo partiti dal giorno 8 per arrivare fino ad oggi il giorno 6 con diverse manifestazioni, diversi eventi che si sono tenuti sia nel centro del paese, alcuni eventi sono tenuti dentro alla chiesa, l'ex chiesa della Trinità, con varie associazioni. Abbiamo fatto alcune cose più sulle vie, come il nuovo mercatino storico che hanno portato nel centro storico di sabato, abbiamo portato un evento nuovo, abbiamo messo insieme alcune realtà di Cornea, abbiamo portato qualcosa non di nuovo ma qualcosa un po' di diverso dai soliti anni. Quest'anno siamo stati un po' più ristretti come manifestazioni, ma non nel senso di manifestazioni ma proprio di spese, perché abbiamo concentrato dall'inizio dell'anno un po' più i soldi sugli eventi un po' più indicati da fare evento per Cornea. Siamo partiti con la festa di San Luigi, che abbiamo fatto i fuochi, una spesa non indifferente per l'amministrazione comunale. Siamo arrivati a quest'anno per stare vicino anche ai nostri commercianti, che visto che il periodo non è roseo, noi abbiamo aderito con l'illuminazione, abbiamo portato almeno una parte, un 50% l'ha messa l'amministrazione comunale, un altro 50% l'hanno messa i commercianti per rendere il Natale e Cornea un po' più illuminato. Purtroppo il periodo non è quello del miglior splendore sia per il commercio che per le attività amministrative, però con un po' di buona volontà e tanta voglia di lavorare arriviamo anche a fare il Natale come tutti gli altri paesi, anzi non siamo secondi a nessuno, forse molti hanno ancora da mettersi in coda per imparare a fare il Natale con poco ma ottenere grandi successi come è stato quest'anno a Cornea. In primis vorrei ringraziare tutte le associazioni e in modo particolare per oggi gli alodieri che hanno portato di nuovo al centro dell'attenzione di chi è la festa. Le feste del Natale sono dedicate ai bambini dopo la parte religiosa e questo è il clou. E adesso lasciamo spazio ai saldi. E adesso lasciamo spazio ai saldi ai nostri commercianti, che si devono andare a recuperare tutto quello che non hanno potuto fare nelle feste di Natale, dandogli una grossa mano. Noi ci siamo dalla loro parte e cerchiamo di aiutarli in tutti i modi. Cosa posso dire al nostro mondo commerciale? Siamo arrivati a una svolta un po' su tutto a livello nazionale. Diamoci una mano tutti insieme, che ne usciamo fuori, noi siamo pronti a uscirne fuori alla grande. Voi ci siete, noi ci siamo. Colgo l'occasione oggi, che è il clou delle manifestazioni, per ringraziare un'associazione in particolare, che tutte le volte che noi siamo sul territorio e che abbiamo bisogno della protezione civile, abbiamo qua vicino il loro coordinatore, il loro capo, come che si vuole far chiamare, una persona che coordina un gruppo di una ventina di persone, che ci permette, ci rende possibile tutte le manifestazioni. E non è semplice, perché a volte devi anche andare a mettere dei puntini laddove uno che all'esterno non riesce a vedere le difficoltà che ci sono a mantenere in piedi una manifestazione con la sicurezza, perché non dimentichiamo che quando si fanno le manifestazioni la protezione civile in primis è la responsabile di tutto, perché sono loro insieme ai vigili urbani, insieme alle forze dell'ordine, che hanno in mano la sicurezza. Noi siamo soltanto quelli che mettiamo le pedine, loro sono quelle che le devono far muovere in modo più sicuro. Per questo vorrei tanto ringraziare qua presente Angelo Rocca, che è il coordinatore della protezione civile di Cornea, io essendo anche il loro assessore di riferimento porto i ringraziamenti a lui, al nostro tecnico Mauro Malano e a tutti i ragazzi che sono con lui tutti i giorni e che prestano questi servizi. Ma non solo, perché la protezione civile ogni qualvolta che c'è un problema a livello di sicurezza per il nostro paese sono sempre i primi a passare le notti fuori, le notti sotto l'acqua, le notti attaccato al fuoco, loro ci sono.